Noi vogliamo dare ad ogni cittadino come tale il reddito di cittadinanza, cioè una parte del valore monetario causato dalla stampa della moneta, dell'emissione monetaria. Quando io ho dato ad ogni cittadino un minimo di reddito monetario, io ho rafforzato una volta per sempre la posizione del contraente più debole. Per cui quando il contraente più debole accetta un contratto di lavoro, l'accetta non perché è stato costretto ad accettarlo per ragioni di necessità esasperata, ma lo accetta perché ha voluto accettarlo e non perché è stato costretto ad accettarlo. Ecco il punto. Quando io gli do il reddito di cittadinanza, io ad ogni famiglia ho dato quel minimo di reddito che garantisce la libertà dai bisogni fondamentali. Ecco allora che il lavoratore può fare il contratto libero a qualunque salario, perché il salario poi è giusto che sia stabilito dall'accordo fra le parti, perché non c'è più la posizione di una debolezza esasperata. Ecco il reddito di cittadinanza. Quando noi abbiamo presentato alla 13ª legislatura al Senato e anche alla precedente, alla 12ª legislatura, abbiamo presentato il progetto della proprietà popolare della moneta, questo progetto perché è stato tenuto chiuso dentro il tiretto del Presidente del Senato? Perché non è stato messo in discussione? Per una ragione molto semplice, perché quel progetto fa paura. E fa paura a chi? Ai padroni del sistema, che sono i grandi usurai che controllano le banche centrali. Perché quando noi vogliamo togliere la proprietà della moneta dalle mani della banca centrale e darlo ai cittadini, amico caro, noi andiamo a levare l'osso dalla bocca del cane, cominciamo col dire. Che questi qua, da 305 anni, cioè da quando è stata fondata la Banca d'Inghilterra, il sistema della grande usura domina. Perché con la grande usura che cosa è avvenuto? È avvenuto questo, che la banca centrale prende un pezzo di carta, lo stampa al costo di mezza lira o di 5 lire, dopodiché dice vale 500.000 lire. La differenza tra il costo tipografico e il valore nominale è il valore della moneta, che è un valore indotto, cioè un valore convenzionale, perché l'oro non c'è più, è stato abolito, è un valore che nasce dall'accordo fra le parti. E perché questo avviene? Perché siccome la moneta è misura del valore e anche necessariamente valore della misura, il valore della misura è il potere d'acquisto, ogni unità di misura ha la qualità corrispondente a quello che deve misurare, come il metro ha la qualità della lunghezza perché misura la lunghezza, la moneta ha la qualità del valore perché misura il valore. Quindi la moneta non solamente misura del valore, ma anche valore della misura. Il valore della misura è il potere d'acquisto, cioè è la previsione di poter acquistare mediante la moneta. Come il coltello ha valore perché prevedo di tagliare, la penna ha valore perché prevedo di scrivere, la moneta ha valore perché prevedo di comprare. Il valore è una dimensione del tempo, non è una proprietà della materia. Tutte le scuole attuali degli economisti e dei monetaristi non sono riusciti a definire la moneta perché non hanno definito il concetto di valore. Il valore, abbiamo detto, è un rapporto tra fasi di tempo. La penna ha valore perché prevedo lo scrivere, quindi il valore è il rapporto tra il momento della previsione e il momento previsto. La moneta ha valore perché prevedo di comprare. E allora che cos'è il valore della moneta? Il rapporto tra il momento della previsione, che si chiama potere d'acquisto. Quando io ho il potere d'acquisto, prevedo di poter acquistare. Come io, quando ho un coltello, prevedo di poter tagliare. Quindi il valore è una previsione. Quando abbiamo capito che il valore è tempo, abbiamo capito che questo valore non è una proprietà della materia, ma è una dimensione dello spirito. Allora questo tempo si oggettivizza, cioè si incorpora nel pezzo di carta, per cui il portatore del documento acquista la previsione di poter acquistare. Ecco perché la moneta è un bene reale, oggetto di proprietà, anche se un bene immateriale. Vedete, il bene immateriale è quello in cui la strumentalità risiede non nella materia, ma in una realtà spirituale. Esempio. Se io prendo una carta moneta e la dichiaro fuori corso, il documento non perde la sua integrità fisica, ma perde il suo valore, perché è stato dichiarato fuori corso, è venuto meno la convenzione, cioè la realtà spirituale,
in cui si realizza il valore monetario. Sapete che cosa significa questo? Significa che la moneta può essere prodotta oggi in quantitativi illimitati e non esiste più il problema della rarità monetaria. Quando la moneta era d'oro, la rarità dell'oro era la causa della rarità della moneta ed era impossibile dare gratuitamente all'atto dell'emissione la moneta d'oro per l'alto costo dell'oro, perché per tirare fuori dalla miniera il grammo d'oro, il chilo d'oro, bisognava scavare, bisognava lavare la sabbia, si doveva fare tutto un procedimento di alto costo, per cui l'alto costo del simbolo impediva di poter dare gratuitamente la moneta all'atto dell'emissione a chi ne creava il valore per convenzione. Oggi con i simboli di costo nullo, abolita la riserva, noi sappiamo che chi crea il valore della moneta non è chi lo stampa ma chi l'accetta, cioè è la collettività che, prevedendo di poter usare questa moneta come misura del valore e valore della misura, l'accetta. Quindi la moneta valore per il solo fatto che noi ci mettiamo d'accordo che lo abbia questo valore. Ecco perché la moneta va data gratuitamente, perché è di costo nullo. Chi crea la moneta è la convenzione. E allora, siccome è di costo nullo, il simbolo è carta e inchiostro, perché è stata abolita la riserva ed è una pura convenzione, ecco che io la moneta la devo dare all'atto dell'emissione in proprietà ai cittadini, mentre oggi la moneta diventa di proprietà delle banche centrali. E allora...